Benvenuti a Barcellona. La Formula 1 torna in Europa sui 4.655 metri del Circuit de Catalunya, a Montmeló. Andiamo quindi a farci un giro di questo circuito dove domenica andranno percorsi 66 giri. Si comincia subito con la prima curva, le vetture sfrecceranno ad oltre 330 km/h per staccare sino alla seconda per la curva Elf a destra con due giri di forza laterale. Poi subito a sinistra e di nuovo un curvone a destra, il Renault, velocissimo. Si fa in quarta, poi verso un tornantino a destra molto veloce, il Repsol da fare in terza con 2,2 giri di forza laterale. Si riaccelera poi per andare a sinistra per la curva Seat. 3 giri di forza laterale qui. Poi si curva ancora a sinistra prima di raggiungere questa mini chicane. Un sinistra-destra da fare in terza. Ci avvieremo poi verso un curvone velocissimo, la Campsa, da fare in quarta. Si va un po' fuori dal cordolo e ci si avvia verso un altro lungo rettilineo, il Nissan, dove raggiungeremo i 300 km/h per andare a staccare alla Caixa in seconda. 2,2 g di forza laterale, poi si entra nel tratto nuovo, la Bank Sabadell a sinistra, poi la New Holland e poi questa chicane. Sinistra e destra da fare in seconda, che ci porterà verso l'ultimo tratto del tracciato, l'ultima New Holland a destra, curvone da quinta, si esce con 4 giri di forza laterale e si conclude così il giro perfetto di Barcellona.